Grazie molto a Cosimo Ferri, anche perché, come avete visto, ha allargato il tema, insomma, non semplicemente a una rivendicazione anche dalla sua parte politica di un diverso intervento fiscale, ma insomma anche all'individuazione di tanti spazi di intervento nel vostro specifico settore che poi potrebbero permettere di dialogare col governo, di trovare soluzioni migliori. Allora, Mariano Belli è abituato a parlare con numeri e dati e quindi questo ci aspettiamo. Prego. Sì. Tanto per essere sicuri, mi pare che non ci siano esponenti del governo, quindi possiamo, giusto? No, perché, vabbè, allora provo io a tentare di non essere troppo... Appoggiamo, mamma mia. Sì, vabbè, voi dovete ancora chiarirvi le idee. No, vabbè, ma gliel'ho chiesto prima, è tranquillo. No, giusto per capire quanto... E così stiamo tranquilli. No, perché diciamo il registro linguistico, il plesso metaforico può essere più o meno polemico, ma io non vorrei essere polemico, anche perché sono stufo di lamentarmi. Mettetevi nei vostri panni. Io una volta cercavo di fare l'economista, no? Però ultimamente, diciamo, negli ultimi anni, da luglio fino a dicembre, soprattutto quest'anno, devo giocare a vedere quello che viene fuori qui dalle commissioni, dal Parlamento, dal governo, però poi loro cambiano giustamente idea ogni 5 minuti, e quindi sono mesi e mesi per cercare di capire. Infatti oggi noi parliamo di manovra di bilancio, quindi di decreto fiscale più disegno di legge di bilancio, ma in realtà come contenuti non sappiamo di cosa stiamo parlando, perché voi avete visto come funziona. Io dico plastics, ragazzi, mettetecela la S, perché sennò vuol dire tassa di plastica e come tale effettivamente va riciclata. Io dico plastics tax e lui dice no, dai, non è possibile, e il premier o un altro ministro dicono ragazzi ci lavoreremo per eliminarla. Si erano inventati quella genialata dell'IMU sulle piattaforme petrolifere, cioè lo metteranno anche sui canotti, tipo una cosa in mare. L'IMU sulle piattaforme petrolifere e ora è stata eliminata. Avevano addirittura fatto una cosa orribile, che era la storia dell'eliminazione del rimborso delle accise agli autotrasportatori, una cosa molto seria, anche abbastanza ipocrita, perché le accise sono già talmente elevate che internalizzano i costi esterni. E poi invece il nostro presidente Uggè ha parlato con il rappresentante del governo, e il rappresentante del governo gli ha detto tranquillo, i soldi ci sono, facciamo noi l'emendamento del governo per eliminarla. È chiaro che, come diceva mio cugino, la domanda sorge spontanea: ma perché fate tutte queste cose? Per metterci paura quando poi ve le dovete rimangiare, no? Oggi avete visto sul giornale che il premier addirittura ha detto sì, abbiamo sbagliato sulle auto aziendali. Ma consultatevi, parlatevi prima, no? Cioè, se dovevate farci paura, effettivamente ci avete fatto paura, però state tornati indietro, no? Vabbè, va bene. Tra l'altro, quando è uscita la NADEF a settembre, io ero stato abbastanza contento, anzi l'avevo definita una manovra splendida, l'ho anche pubblicamente, io non mi vergogno di dire, era una manovra meravigliosa, disinnescavi l'IVA e non facevi nient'altro. Fino a pagina 10 della NADEF, che è un documento ufficiale, perché ora si parla di un sacco di cose, che si chiama, quello è ufficiale, su quello ci vado da commissione, la NADEF era meravigliosa, fino a pagina 10, c'era solo questo, il disinnesco delle clausole IVA. Pagina 11, 23 provvedimenti di delega del Parlamento, nei confronti del governo, per fare delle cose pazzesche, tipo anche la revisione del codice civile. C'è scritto a pagina 11. A quel punto è chiaro che le cose si mettono male, e infatti siamo nella situazione attuale.
Al di là degli scherzi, qualcosina di brutto, questo atteggiamento ondivago della controparte istituzionale, qualche cosa di brutto l'ha provocata. 2 ore fa l'Istat ha rilasciato i dati sulla fiducia delle famiglie e delle imprese nel mese di novembre. La rilevazione è fatta nella prima parte del mese, quindi non ci sono le aspettative su Black Friday, però abbiamo un calo della fiducia dei consumatori abbastanza eccezionale. È ritornata ai livelli del 2017, ma come variazione è un fatto piuttosto raro, il che vuol dire che le persone, diciamo, non hanno forse il senso dell'umorismo che ha qualcuno di noi nei confronti di questi documenti e quindi la sta prendendo non particolarmente bene. Siccome la parte finale dell'anno conta moltissimo sia in termini di produzione che in termini di consumo, sapete qual è il rischio? Che noi possiamo entrare nel 2020 con un livello di prodotto lordo particolarmente basso, il che rende più difficile ottenere anche i risultati già modestissimi che le istituzioni internazionali e nazionali, l'Ufficio Studi Confcommercio e anche il governo prevedono per il 2020. Sulle previsioni del 2020 devo dirvi una cosa in maniera tale che poi voglio nella vostra vita privata, se avete tempo da perdere leggendo i giornali su queste cose, avete anche un grano di giudizio in più. Le previsioni sono intorno a, il governo dice 0,6, noi diciamo 0,4 come PIL nel 2020. Considerate questo, prendiamo il terzo trimestre del 2015, guardiamo al passato. La prima volta che l'Istat decise quant'era il terzo trimestre del 2015 disse meno 0,4, 4 mesi dopo disse meno 0,3, poi è diventato un anno dopo, sempre il terzo trimestre del 2015 è diventato positivo, poi è diventato negativo, oggi è zero. Per dire che quando le variazioni delle grandezze macroeconomiche sono particolarmente ridotte, stiamo parlando tecnicamente del nulla. Quindi non ci accaniamo troppo su dati che non hanno significato, e quindi voi vedete che non abbiamo né i contenuti dei provvedimenti, perché appunto non sappiamo come finisce, né i numeri. Però qualcosa di brutto la percepiscono i consumatori, la percepiscono le imprese. Qualche cosa di brutto dal punto di vista logico, secondo me, c'è dentro la manovra. C'è sostanzialmente il tentativo di scaricare sui produttori di reddito l'incapacità della pubblica amministrazione di fare quelle 2-3 cosette che una pubblica amministrazione dovrebbe fare, tra le quali i controlli per ridurre il tasso di evasione. Loro l'unica cosa che non riescono a fare sono i controlli. E quindi che cosa succede? Che abbiamo una serie di tentativi che alla fine qualcosina sortiranno di negativo, di scaricare sui produttori maggiore burocrazia, maggiore complessità. Pensate al discorso degli appalti. Io faccio un appalto, per esempio, di pulizie e mi devo informare di tutta la filiera dei subappaltatori, di chi assumono, e fare io come sostituto d'imposta il pagamento dei contributi. Ma è una cosa possibile? Ovviamente non ci riusciremo a farla. E se questa cosa passerà, avrà per forza due esiti. Chi è in regola finisce nel nero e chi non è in regola fa ancora più nero oppure chiude. Pensate alla lotteria degli scontrini. Io non sono contrario alla lotta all'evasione. Chi può essere contrario alla lotta all'evasione? Ma sta stupido. Io avete mai sentito qualcuno che dice che sono favorevole all'evasione fiscale? No, quindi sono discorsi abbastanza banali. Però come si combatte questa benedetta lotta? Esistono librerie di studi empirici e di esperimenti, o quasi esperimenti, e di teorie su come si combatte l'evasione. Ma non diciamo come si combatte, sicuramente non si combatte creando maggiore burocrazia. La lotteria degli scontrini è irrealizzabile per motivi oggettivi, cioè non abbiamo il software e non abbiamo l'hardware per dare seguito a questa cosa. È chiaro che poi per sostenere questi incrementi di burocrazia sui produttori si creano anche poi delle cose fantastiche, dei racconti fantastici, tipo il Portogallo. Cioè, il Portogallo non è che ci sono evidenze empiriche che abbia risolto qualcosa, e in ogni caso in Portogallo la lotteria degli scontrini chiede ai consumatori
di farsi carico attraverso la registrazione presso il sito della loro agenzia delle entrate e di mettere i consumatori dentro il sito, gli scontrini. Quindi non rompe le scatole ai produttori. Ora, non perché voi siete produttori, ma c'è poco da fare. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la burocrazia riduce le capacità di reddito, riduce la migliore allocazione degli investimenti. Quindi l'unica cosa da non fare è l'incremento della complessità, cosa che purtroppo caratterizza tutto questo tentativo di manovra. L'altra cosa che la manovra tenta di fare, che io purtroppo non posso trascurare di dire, è che redistribuisce risorse piuttosto a casaccio. Quota 100, il fatto di mantenere quota 100, io non so se voi sapete come funziona, ma non voglio farla complicata. Quota 100 è stata fatta passare come un elemento di flessibilizzazione del rapporto tra l'individuo e la propria, il proprio vitalizio, la propria pensione. Il problema è che siccome molti degli attuali pensionati o pensionandi hanno una frazione di retributivo, cioè di vitalizio calcolato con i regali del retributivo, non del contributivo, più lo fai andare prima, più gli stai dando un regalo. Come viene finanziato questa quota 100? O a prescindere poi dalle altre cose che si chiamano reddito di cittadinanza. Viene finanziato in tanti modi, ma la novità è che nel nuovo disegno di legge c'è la riduzione sostanziale delle detrazioni per coloro che guadagnano più di 100, che guadagnano e dichiarano, non di quelli che guadagnano, di quelli che guadagnano e dichiarano più di 120.000 euro, che secondo qualcuno sono i ricchi. Voi dovete sapere, probabilmente lo sapete, che queste 80.000 persone che stupidamente a questo punto dichiarano più di 120.000 euro di reddito complessivo pagano il 20% di tutte le imposte dirette, cioè di tutta l'IRPEF. E quindi sono questi ricchi che noi andiamo a colpire taglieggiandoli un pochino, perché sono piccoli taglieggiamenti, dai, non è che sono cose gravissime, perché poi quello mi dice: ma dai, ma tu hai un sacco di soldi, figurati se ti tolgo 2.000 euro l'anno, che cosa succede? No, non succede niente, certo, li stai punendo. Facciamo la lotteria degli scontrini, dovremmo fare la lotteria dei contribuenti in regola che pagano ospedali, sanità, istruzione, difesa, pagando in meno dell'1% dei contribuenti che paga il 20%. Questa è una cosa che io non posso accettare, perché ci siamo dimenticati con questa storia della redistribuzione quali sono i fondamenti etici della redistribuzione. Per noi ormai in Italia qualsiasi cosa che toglie al ricco, tra virgolette, che invece è il ricco che dichiara, e dà al povero, che invece può essere un povero perché non dichiara, ma noi non ragioniamo più del perché succedono queste cose, e deve essere per forza una cosa buona. Mi dispiace, per me dobbiamo rifare la Costituzione del merito e dei doveri. Invece in Italia si parla soltanto di diritti, che è una cosa impossibile, perché e ho finito. Cari signori, voi lo sapete benissimo, che voi lavorate, io lavoro di meno, cioè faccio chiacchiere, però insomma voi lo sapete, è inutile parlare di diritti, perché se non si parla di doveri, i diritti che raccontiamo alle persone sono diritti inesigibili. E infatti i poveri tra il 2006, i poveri assoluti, tra il 2006 e il 2018, con tutta questa redistribuzione, sono passati da 1,6 milioni a 5 milioni. Secondo me c'è qualcosa che non va. Grazie. Grazie a Mariano Bella, appunto abbiamo promesso numeri e dati e siamo stati ben accontentati. I numeri e dati e anche supporto grafico in questo caso per Piero Runè, presidente imprese di gestione distributori automatici di Confida. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio tutti i colleghi che oggi hanno deciso di partecipare, ringrazio tutti gli ospiti. Il mio compito è quello di riprendere un po' i numeri che sono già stati dati in precedenza, quindi abbiamo detto che
ci sono 3.000 imprese di gestione in Italia, che ci sono quasi 26 milioni di consumatori, grazie, quasi 26 milioni di consumatori che accedono ai distributori automatici, 33.000 addetti che lavorano in questo comparto, e un altro dato che noi abbiamo è che abbiamo 822.000 distributori automatici installati in Italia. Per fare un paragone con gli altri stati, diciamo che la Francia ha 598.000 distributori installati, la Germania ne ha 570.000, quindi capiamo l'importanza del nostro comparto, del nostro settore. In questi ultimi anni, dal 2016, 2017, 2018, abbiamo visto un incremento delle consumazioni e del fatturato delle nostre aziende. Nel 2019 per noi sarà un anno con un punto di domanda, perché abbiamo visto prima, i dati dicono che durante il mese di settembre il secondo prodotto che noi vendiamo dai distributori automatici, cioè l'acqua, è calato del 15%, e quindi per noi è comunque una cosa che ci sta preoccupando. Riprendo il discorso della plastica. La plastica dice che abbiamo fatto la normativa europea andava in una direzione, i nostri politici stanno andando in un'altra direzione. Cioè, la direttiva europea stava dicendo che dobbiamo ridurre la plastica e invece noi andiamo verso il togliere la plastica. Anche perché il problema di fondo è che quando ci sono questi cambiamenti epocali, dobbiamo dare il tempo alle aziende di adeguarsi a questi cambiamenti. Noi abbiamo il problema degli sganci, abbiamo il problema, per noi cambiare un bicchiere banalmente, per noi è un imballo tecnico, deve scendere quel bicchiere, perché sennò poi voi vi lamentate che non scende. E se non abbiamo un prodotto che funziona, l'abbiamo potuto testare, l'abbiamo potuto valutare nel tempo, non possiamo permetterci di fare queste cose. La comunità, poi quello che noi facciamo fatica a capire dal nostro punto di vista è perché solo noi? Perché solo noi? Ma gli altri canali distributivi chi sono? Noi per un produttore di acqua pesiamo il 5%. Ok? Ma l'altro 95% non sta usando plastica. Perché i distributori sono attaccati in questo modo? Non lo sappiamo, ci stiamo chiedendo il motivo, ci stiamo chiedendo il perché, e anche perché, come ripeto, per noi è difficile fare dei cambiamenti, non è immediato, anche perché qua ci sono in sala anche i produttori dell'attrezzatura, andare a convertire un'attrezzatura è complicato e ci vuole del tempo, ci vogliono degli investimenti e ci vogliono anche delle risorse. La plastic tax, adesso vediamo cosa stanno dicendo in queste ultime ore, meno 50, più 50, non sappiamo. Il dato che oggi ci ha dato a sapere è che se vogliono mettere un euro su ogni chilogrammo di plastica, per noi significa che ci aumenta del doppio, perché un chilo di plastica gli costa 1,20 euro. Quindi anche lì dove andrà a finire poi quell'1,20 euro? Alla fine sul consumatore finale, perché noi non potremo assorbirci tutto questo. Quello che poi non capiamo, e l'avete detto anche prima, è il fatto che perché si applica la tassa anche sul prodotto riciclato? Cioè noi già, le nostre aziende produttori di bottiglie stanno già usando il prodotto riciclato, abbiamo dei prodotti con plastica riciclata, ma la tassa è trasversale, non tiene in considerazione queste cose, non valuta che ci sono dei prodotti che già hanno al loro interno della plastica riciclata. Quella dovrebbe essere esclusa quantomeno, perché altrimenti, come abbiamo detto tutti in questa sala, andiamo verso la direzione di una tassa per recuperare gettito senza andare nella direzione dove diciamo che ci vogliono far credere che questa tassa sia per l'ecologia. No, non ci stiamo questa cosa, non ci stiamo. La plastica oggi è un materiale insostituibile, oggi come oggi.
o comunque ci vuole del tempo, ci vogliono degli investimenti, ci vogliono della ricerca, anche perché la plastica comunque ci garantisce una solubilità del prodotto che nessun altro materiale oggi ci dà. Noi non siamo a favore della plastica, ok? Noi non siamo, però dovete anche, l'opinione pubblica deve anche aiutarci a capire cosa vogliono, da che parte vogliono andare, perché sostituire la plastica oggi non è attuabile con la tecnologia e con i prodotti che ci sono oggi sul mercato, quindi dobbiamo darci il tempo, studiare insieme. Io ho potuto partecipare degli incontri con i ministeri, io quello che ho sempre sostenuto è sediamoci a un tavolo, parliamone, insieme cerchiamo di trovare una soluzione e andare nella direzione in tutti, utilizzando le forze per arrivare a una conclusione che ci diamo insieme. Allora, cosa secondo noi ci dovrebbe fare? Abbassare l'importo sicuramente della tassa, adesso vediamo se magari si esclude oppure no, l'esclusione da questo importo della plastica riciclata e promuovere un'economia circolare, l'educazione. Anche qua sentivo prima 855.000 distributori installati. Noi abbiamo una distribuzione capillare, quindi noi possiamo anche essere veicolo di cultura. Usateci, noi siamo dappertutto. Siamo nelle scuole, siamo negli uffici, siamo nelle fabbriche, siamo nei luoghi di svago, siamo nei luoghi di transito. Usateci a fare cultura. Noi possiamo arrivare dove nessun altro può arrivare. La sugar tax, anche qua parliamo di una tassa che va a colpire tutto senza togliere da questo i prodotti che non sono zuccherati. Perché vi do un dato, durante il 2018 c'è stato un incremento delle bevande zero zucchero del 53%, ma paradossalmente quelle bevande sono tassate come le altre. E anche lì, torniamo al discorso, non è un discorso di probabilmente di cultura, ma è un discorso che di reperire delle risorse. Okay? Quindi anche in questo bisognerebbe riuscire a escludere le bevande zero zucchero da questa tassa, perché non ha senso, è veramente una cosa assurda che anche le bevande meno zucchero. Pagamenti elettronici. Lasciatemi fare un paio di appunti su quello che ha detto anche il dottor Ferri. La funzione sociale che ha il vending, no? Noi inseriamo nei distributori automatici quello che il cliente ci chiede. Cioè noi non inseriamo dei prodotti che il cliente non ci chiede. I distributori fanno trovare quello che serve, quando serve, al nostro utente finale. E vi assicuro che noi cerchiamo di inserire all'interno dei nostri distributori tutto quello che il cliente vuole. Nel tempo la nostra offerta si è modificata in maniera sostanziale. Un dato su tutti, le mandorle che oggi noi vendiamo dai distributori sono uno dei prodotti che cresce di più. Perché comunque il cliente è diventato più consapevole, il consumo più consapevole. Noi stiamo seguendo il fatto che il cliente, il consumatore, sia consapevole. E gli facciamo trovare quello che serve. Come ripeto, possiamo essere un veicolo di cultura, possiamo collaborare insieme alle istituzioni per andare verso un'economia circolare, un corretto riciclo dei prodotti. Però dobbiamo riuscire a sederci ai tavoli e ragionare insieme. I pagamenti elettronici per noi sono una grossa sicuramente opportunità, le nostre aziende stanno andando verso quella direzione, stanno cercando di investire su app, su altri sistemi, su carte di credito, però capite benissimo che gli importi esigui che vengono, la battuta media, il consumatore medio può essere 50, 60 centesimi. Se su quei 50, 60 centesimi noi abbiamo delle commissioni da pagare, capite che incidono in maniera drastica su questi consumi. Quindi il fatto di avere anche
limitato il credito d'imposta alle aziende che non superano, che superano i 400.000 euro, la gran parte delle nostre aziende superano i 400.000 euro, quindi da quello noi siamo esclusi. Secondo il nostro punto di vista dovremmo riuscire ad azzerare, ma questo servirebbe al nostro settore ma anche ad altri settori, azzerare le commissioni, io dico fino al massimo di 5-10 euro, quindi non dovrebbero esserci commissioni per i micropagamenti, perché a questo punto incentiveremo i pagamenti con la moneta elettronica. Transizione 4.0, ben venga che la nuova finanziaria abbia trasformato l'iperammortamento in credito d'imposta, come diceva Massimo prima, il Presidente. Noi siamo partiti in ritardo con questa opportunità perché solo nel 2018 siamo stati inseriti all'interno di quelle attività che possono usufruire di questa cosa. Anche qua noi, siccome abbiamo 850.000 distributori installati, convertire tutto è un processo enormemente lungo e quindi abbiamo bisogno che questa normativa, questa possibilità, sia dilungata nel tempo, perché noi non possiamo sicuramente domani mattina andare a variare tutti i nostri 850.000 distributori in un anno, due anni, ma neanche in 10. Quindi questa secondo me è un'opportunità grande del nostro settore per andare nella direzione della digitalizzazione delle nostre aziende. Dovremo andarci perché comunque il mondo va verso quella direzione. Ben venga di queste iniziative, speriamo che queste iniziative vengano comunque riproposte nel tempo. Io avrei finito il mio intervento, grazie a tutti. Grazie, grazie molto. Tono è pacato, era pacato e evidentemente da persona gentile direi, di indole, però avete capito che insomma le rivendicazioni sono molto chiare e poi proprio gli errori di percezione, insomma voi li sapete, non ve li devo certo spiegare io, da parte governativa sono molto forti, molto profondi, evidentemente hanno anche una storia lunga con attività di comunicazione che tante volte si pensa che la comunicazione la fanno soltanto le imprese, invece evidentemente non è così. Allora, cambiamo in corsa, resta con me la senatrice Gallone, che tra l'altro sarà il primo intervento che ascolteremo. Salutiamo Vania Cava che ci ha appena raggiunto. Allora, adesso siamo stati un po' portati a questo tema con una logica, un buon sviluppo logico, è quello della eventuale ricerca di alternative, oltre all'analisi della utilità, è stato anche detto in parte dell'ineluttabilità della plastica monouso nel vending, però esistono anche alternative, esistono anche possibili sviluppi futuri. Ci rammaricavamo un po' dell'assenza di esponenti del governo, ma cercheremo di far arrivare loro comunque queste indicazioni. Senatrice, prego. Ecco, la ringrazio tanto, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il Presidente Trapletti, il Presidente Sangalli, l'Avvocato Stajani per avermi invitato oggi ad un momento secondo me importantissimo. Anch'io mi rammarico perché sarebbe stato bello che questo fosse una vera tavola rotonda e un vero dialogo soprattutto con gli esponenti del governo, perché se no parlarci addosso, voglio dire, relativo. Ma ormai siamo abituati a un certo tipo di azione. Allora, l'altro giorno, essendo capogruppo in Commissione Ambiente per il mio partito, per Forza Italia, ho seguito in prima persona il decreto clima, no? E abbiamo chiuso questo provvedimento. E questo governo ha cominciato il suo percorso, secondo noi, nella maniera più sbagliata possibile, ovvero con la formula del decreto su azioni importantissime. E la formula del decreto, che è quella che sottintende la necessità e l'urgenza, fa sì che, come sempre, la gatta frettolosa poi faccia i figli ciechi. E a questo governo mancano i tre requisiti fondamentali con i quali si costruisce una buona legge, che sono il tempo, la condivisione e le risorse. Qui stiamo uscendo con una serie di annunci, uno dopo l'altro, che voi mi insegnate da bravi imprenditori, provocano poi conseguenze terribili e nefaste.
l'effetto annuncio della plastics, come diceva tax, ha già provocato un terremoto nel settore, no? Già solo l'effetto annuncio. E si va avanti ancora nell'incertezza e quant'altro. Allora, primo punto. A nostro giudizio la plastics tax deve essere abrogata. In toto, innanzitutto. Quindi noi abbiamo presentato come emendamento principale all'interno della manovra di bilancio l'abolizione dell'articolo che prevede la plastic tax. In seconda battuta, se questo non dovesse succedere, ci premureremo di presentare dei subemendamenti poi a quello che sarà l'emendamento riduttivo, modificativo del governo, quello che sarà, invece per andare a richiedere quelle che sono state oggi le richieste normali, plausibili, giuste, ovvero che non venga colpita la plastica riciclata, eccetera, eccetera, tutto quello che si è detto oggi. E intanto però cerchiamo di fare una cosa fondamentale, di studiare, capire, imparare prima di agire, perché questo dovrebbe essere il ruolo del buon politico. Io giuro che non ne faccio, giuro, l'ho giurato anche in aula l'altro giorno guardando negli occhi il ministro Costa, che non ne faccio una questione di parte politica, ma ne faccio una questione di vera battaglia condivisa, che è quella sui temi ambientali. C'è una direttiva, no? Io me la sono ristampata, magari mi è sfuggito qualcosa dalla direttiva. La direttiva non parla di abolizione dell'uso della plastica. La direttiva non parla di tasse sulla plastica, la direttiva parla di cultura, la direttiva parla di mettere in atto ogni azione possibile per fare in modo che l'uso della plastica avvenga nella maniera più razionale, giusta, corretta possibile. Parla di educazione, parla di cultura, parla di studio. E quindi io quando comincio a lavorare sui provvedimenti cerco di circondarmi delle persone che ne sanno più di me. Saluto Ettore Fortuna stasera, che ha voluto accompagnarmi stamattina e al quale io mi affido spesso per cercare di imparare qualcosa di più. E si lavora di concerto. E allora io ho invitato qua oggi insieme a me anche la mia collega, la senatrice Toffanin, che è segretario della Commissione Lavoro, perché ambiente, lavoro, salute, impresa, attività produttive, no? Sono tutti i raggi della ruota al centro, il perno del quale è l'ambiente. Dice dobbiamo mettere una tassa per educare, non si educa con le tasse, non si educa con le tasse, semmai si agisce sui comportamenti. E io quello che continuo a dire è che questo modo di agire di questo governo non ha capito una cosa fondamentale, che le imprese sono i più grandi alleati di un sistema politico, che le imprese oggi sono molto più avanti del legislatore, ne stavamo parlando col presidente Trapletti, perché oggi le imprese si sono già portate avanti, non c'è un'impresa oggi in qualsiasi settore che non abbia già agito sulle riconversioni, che non abbia già agito sulla formazione del proprio personale, che non sia già molto più avanti di quello che il legislatore ancora sta facendo. E quindi questo per un governo deve essere premiale, non deve essere invece punitivo. Ecco, ed ecco perché noi cerchiamo in ogni modo possibile, come comunque per quanto ci riguarda, movimento liberale, movimento che è sempre visto nel mondo dell'impresa, la spina dorsale di un paese, di cercare in ogni modo di, ascoltando quali sono le esigenze, ma soprattutto rendendoci conto di quello che il mondo dell'impresa già sta facendo, di cercare di supportare e non distruggere. Oggi sta avvenendo il contrario. Come si diceva prima, le grandi leadership oggi ci vedono mano a mano invece scalare al contrario le classifiche. L'Italia era al primo posto sui temi del riciclo, sui temi del riuso, sui temi dell'economia circolare. Oggi già non lo è più. E sapete perché? Perché dall'inizio del mandato, la battaglia che noi abbiamo fatto, e finalmente la mia collega Vania Gava, che era sottosegretario, con la quale l'abbiamo portata avanti, che adesso è libera finalmente di poter continuare in questo percorso che avevamo già iniziato a condividere, che era quello sull'end of waste.
l'Endo West, lo sapete bene, no? è la fine della qualifica di rifiuto, per cui un rifiuto torna a essere prodotto, quindi anche per quanto riguarda la plastica è un tema importante. Cioè il governo non continua a perdere tempo e a non emanare le autorizzazioni per cui gli impianti possono lavorare, ed ecco perché stiamo scendendo nelle classifiche, perché la Francia, l'Inghilterra buttano fuori autorizzazioni quotidianamente ogni piè sospinto, e noi ancora siamo, a caro amico virgola, a guardare il mondo degli impianti o delle imprese soltanto come dei delinquenti dove ci sono. Io ho invitato il ministro a spogliarsi della divisa e a fare il suo dovere di ministro e lasciare poi a chi deve sanzionare, controllare e verificare quel sistema. Quindi inaspriamo le sanzioni oltre misura per chi sbaglia, ma lasciamo lavorare in pace chi lavora in pace. Mi è piaciuto tantissimo il concetto del vending con funzione sociale, perché è vero, pensate cosa può fare in termini di comunicazione, di messaggio, una, come la posso chiamare, macchinetta, perché mi viene spontaneo chiamarla macchinetta. Ora, io sono un insegnante, no? E a scuola, da me, ci sono le famose macchinette, attraverso le quali noi abbiamo sempre fatto educazione con i ragazzi, perché poi dipende da cosa distribuisci, dipende dal messaggio che su quella macchinetta tu ci scrivi, e già l'operazione del revending è il primo messaggio culturale importantissimo. Tu usi il tuo bicchierino, usi la tua paletta, di fianco ti trovi il contenitore, magari con sotto anche una bella scritta di spiegazione, butta qua che poi succede questo, questo, questo e questo, e lo Stato dovrebbe pagarti, perché gli fai, diciamo, ottemperi, no vabbè adesso non esagero, però voglio dire ottemperi a quelle che sono poi le direttive, misure necessarie per la riduzione del consumo, che non vuol dire abolizione, che non vuol dire tasse, i requisiti dei prodotti e di marcatura, i profili di responsabilità estesa del produttore, le indicazioni sulla raccolta differenziata, la messa in atto di misure di sensibilizzazione e le sanzioni che gli Stati membri dovranno applicare nel momento in cui non si ottempera a questo. Ma qui tutto il mondo dell'impresa lo sta già facendo. La sugar tax, plastics tax, la tassa sulle auto aziendali dei dipendenti, sono solamente momenti vessatori. Punto. Allora dice, ma quali sono le alternative? Perché lungi da me e da noi fare un'opposizione distruttiva senza invece essere propositivi. Noi abbiamo proposto, per esempio, come alternativa alla plastic tax, il sistema del vuoto a rendere. Proviamo a introdurre in Italia, a reintrodurre, perché una volta esisteva, vi ricordate, esisteva per il vetro, perché allora c'era il vetro. Poi ragazzi, io vengo da Bergamo dove c'è morto Giulio Natta, voglio dire, quindi mi sento particolarmente sensibile. Il sistema del vuoto a vendere, per cui, come succede in moltissimi paesi nel mondo, dal nord Europa ma anche negli Stati Uniti, addirittura così si crea una sorta di sistema virtuoso per cui le persone in generale negli Stati Uniti, gli homeless eccetera, raccolgono i rifiuti e li vanno a portare poi nei raccoglitori, perché poi di conseguenza avranno un buono per mangiarsi il loro panino piuttosto che. Quindi questa è una delle proposte che noi abbiamo fatto. Quindi non soltanto opposizione, ma proposta. Ecco. Per cui si diceva 3.000 imprese, 26 milioni di consumatori, 33.000 addetti, 822.000 distributori automatici, ci sono una realtà. Io quello che chiedo poi a voi, noi abbiamo già fatto un primo momento di incontro in Senato con tutti gli stakeholders, con i produttori, con i riciclatori, con lo rifaremo a Bologna, tra l'altro, lo rifaremo a Bologna il 2 dicembre, quindi poi sarà mia premura farvi avere un invito, perché è importante che poi siate voi la voce rispetto a quello che deve essere. Perché per esempio in Emilia-Romagna c'è il grande problema, Emilia-Romagna è una delle regioni, no, dove si produce maggiormente questo sistema, vuol dire mettere in ginocchio un paese. Noi non lo possiamo permettere. Seconda proposta, quindi da un lato inseriamo il vuoto a rendere, pensiamo a tutti un sistema, io per esempio ho fatto diversi disegni di legge sull'educazione ambientale, su come fare, quindi il sistema dell'educazione, ma i soldi ce li abbiamo, secondo noi.
Si deve abolire il reddito di cittadinanza, che è una tassa immorale soprattutto per quanto riguarda i giovani. A 20 anni un lavoro si trova, si fa qualsiasi cosa. Io a 20 anni, onesta ovviamente, a 20 anni davo lezioni, insegnavo nuoto, facevo la hostess ai convegni, voglio dire, no? Mentre studi. Aboliamo il reddito di cittadinanza, reintroduciamo per esempio il sistema dei voucher, che era una cosa intelligente se ben usata, per cui lavori stagionali, ragazzi che studiano possono andare comunque a dare una mano, eccetera, eccetera, perché oggi tra l'altro non si sa neanche come poter nei momenti di maggiore difficoltà avere delle persone che ti danno una mano tenendole in regola. E abbiamo belle che ha ritrovato quella parte all'interno del bilancio che ci può mancare, che non può essere compensata andando tutte le volte a colpire il sistema produttivo del paese. Perché per noi gli imprenditori sono imprenditori, non sono prenditori, come io continuo a sentir dire. Questa è un'altra cosa che non è assolutamente tollerabile. Dice l'Italia non ha materie prime. Non è vero. La materia prima dell'Italia siete voi, cioè la materia prima dell'Italia è l'ingegno dell'Italia, è la nostra manifattura ed è la possibilità di portare in giro per il mondo delle opere dell'ingegno che altri non hanno. Io ricordo sempre come mai la Spagna fallì dopo la conquista dell'America. La Spagna fallì perché importava prodotti incredibili, no? Che non esistevano in Europa. Ma poi non aveva il sistema della manifattura, non era capace di lavorarlo e di conseguenza doveva esportarlo, farlo lavorare e riacquistarlo a prezzi altissimi. Noi invece queste cose le abbiamo. Noi non possiamo permetterci di suicidarci. Noi non possiamo permetterci e cercheremo con tutte le nostre forze di far sentire fortissima la nostra voce. Quindi, come si diceva prima, la plastic tax non è un sistema per favorire la transizione ecologica, è una tassa, punto. È un sistema per far cassa, che non tiene in considerazione le conseguenze. E io ribadisco, quello che chiedo è: governo, informati, studia, condividi. Agire per decreto, come è stato fatto sul clima e come si sta facendo col fiscale, eccetera, eccetera, ribadisco, vuol dire non condividere, vuol dire non ascoltare. Io in Commissione Ambiente, sul decreto clima, noi abbiamo ascoltato i Friday for Future, abbiamo ascoltato Legambiente, abbiamo ascoltato gli Amici della Terra, abbiamo ascoltato i terrapiattisti, ma non abbiamo, per esempio, ascoltato chi era interessato a un sistema per cui poi si va a incidere sui sistemi produttivi. Quindi con grande forza chiediamo ascolto, chiediamo tempo, chiediamo risorse. Le risorse non vuol dire dover magari tirar fuori, ma lasciar lavorare. Quello che ho detto, lasciamo libere le nostre imprese di lavorare. Quindi e applichiamo la direttiva come la direttiva ci chiede di essere applicata, semplicemente con quello che state già facendo, adattando quello che sono, che è il vostro mondo, a un nuovo modo di vedere il mondo e le cose. Io ho cercato di far capire che una bottiglia di plastica in PET, come mi hanno insegnato, questa bottiglia, quando io la riporto a riciclo, mi ritorna indietro uguale, nel senso, quindi non ho fatto niente di che. Quello che noi stiamo rischiando di fare è andare ad arricchire in un sistema globale dove la reciprocità delle regole non esiste, andare ad arricchire altri continenti che oggi guardano all'Italia e all'Europa perché gli Stati Uniti hanno messo i dazi, andare ad arricchire altro da noi. Quando mi è stato detto che le famose bottigline di alluminio, poi di fatto 9 su 10 sono prodotte in Cina, mi viene un po'. Io ho incontrato ieri i produttori dell'alluminio. Non è una bella cosa, no? Ecco, quindi mi taccio, poi disponibile a ogni domanda, però ecco la presenza qua, la testimonianza. Mi dispiace che non ci sia il governo, o che sia andato via, chi è comunque nella maggioranza di governo e dice che non va bene, però insomma, e quindi o uno esce dalla maggioranza oppure soggiace e quindi non può dire più niente. Io vi ringrazio tanto e cerco, e anche oggi ho imparato molto e porteremo avanti. Grazie.
Grazie molto alla senatrice Gallone. Vania Gava, prego, a lei un altro intervento di una parlamentare. Già è stato detto sottosegretario dell'ambiente, sono state citate anche proprio delle sue iniziative su questi argomenti. Prego. Grazie, buongiorno a voi, è un piacere essere qua, avervi raggiunto. Ringrazio Giuseppe Staiano e il presidente Sangalli per l'invito. Questo non mi aiuta, vabbè. E ringrazio per l'invito, mi spiace essere arrivata così in fretta e in furia in ritardo, purtroppo avevamo commissione alla bilancio, stavamo vedendo gli ultimi perché arrivano i pareri dal governo a singhiozzi, no? D'altronde è un decreto terremoto, insomma è stato diviso, sospeso 100 volte su un argomento così, così importante. Gli ultimi pareri li abbiamo avuti un mese fa. E anche lì, insomma, per l'ennesima volta degli emendamenti proposti da noi che oggettivamente non avevano problemi di copertura finanziaria ci hanno detto per l'ennesima volta no, non si capisce come, anzi addirittura imputandoci anche quelli che sono i ritardi o che potevano essere i ritardi nel chiedere ulteriori spiegazioni, quindi veramente oltre il danno la beffa. E quindi mi spiace, ma non potrò neanche trattenermi più di tanto perché devo correre in aula per il resto del provvedimento. Beh, che dire, stiamo attendendo al Parlamento e stiamo discutendo della peggior legge del bilancio degli ultimi anni. Oggettivamente perché? Perché abbiamo due visioni completamente diverse. C'è chi quest'area di governo, tutta l'area del governo, la compagine governativa ha una visione di creare reddito di cittadinanza, noi abbiamo una visione e tutti gli emendamenti proposti al Senato ci danno, che abbiamo inserito in legge di bilancio al Senato, è nella visione costruttiva, nella visione di creare lavoro, di creare impresa, di creare reddito da lavoro. Queste sono due visioni ovviamente differenti, due visioni che vanno a cozzare, sono andate a cozzare anche, abbiamo visto gli ultimi avvenimenti per quanto riguarda l'Ilva, dove veramente il governo ha fatto di tutto per mettere sul piatto d'argento l'uscita di ArcelorMittal dal paese. E quindi ci ritroveremo purtroppo oltre a un problema importante di lavoratori che staranno a casa, anche con un'azienda che era l'eccellenza nel nostro paese. E ci siamo trovati appunto in questa legge di bilancio delle cose veramente assurde, le ha citate anche la collega Gallone, a partire appunto dalle auto aziendali, vanno a colpire chi lavora, chi produce, chi crea reddito. Di sicuro non possono dire che sono per l'ambiente. Tutte le tasse che hanno voluto far passare, la sugar tax, la plastic tax, che hanno voluto far passare come tasse ambientali o come sensibilizzazione ambientale, di ambientale non ha assolutamente nulla, perché non si vanno a colpire le aziende o i prodotti, ma si vanno a colpire eventualmente i comportamenti. Come dire che per evitare gli incidenti stradali uno debba togliere le auto a questo punto. Se il ragionamento è quello, queste dovrebbero essere le prese di posizione di questo governo. Quindi io credo che parlare di plastic tax, soprattutto nel nostro paese, che vorrei ricordare è il primo paese a livello europeo per il riciclo e la differenziazione della plastica. Quindi questo è veramente una cosa assurda. La direttiva europea non parla di tassare, non parla di abolire la plastica, parla di un utilizzo virtuoso. Ci sono delle aziende che se vengono colpite non potranno più mettere quei soldi per gli studi tecnologici, per la ricerca, per lo sviluppo, che già stavano mettendo e stavano lavorando anche per quanto riguarda la visione di andare verso un prodotto di biodegradabilità. Questo è un problema importante, questo è un problema fondamentale. Si mettono in ginocchio delle aziende italiane che sono l'eccellenza del nostro paese solamente per
ve lo dico io, non è una questione ambientale, è per reperire delle risorse. Per reperire delle risorse perché hanno bisogno di soldi. Questa è l'unica spiegazione, non ce ne sono altre. Per quanto riguarda i decreti ambientali che stanno arrivando, sono dei decreti veramente vuoti. Il decreto sul clima, anche lì, sempre meramente secondo loro per una questione ambientale, andare a dare 1.500 euro per chi cambia l'auto Euro 3. 1.500 euro non di contributo, ma per acquistare l'abbonamento pubblico locale. Io non lo so quanti di voi possano dire sì, rinuncio all'auto per andare, magari vive in una zona dove non ci sono infrastrutture, dove non passano gli autobus. Questa è veramente, guardate, è una scatola vuota. Oppure quella delle città certificato verdi, beh, lo puoi fare con una delibera comunale. Io ho fatto l'amministratore tanti anni, non serve un decreto ministeriale per fare una città, per avere il certificato di città verde. O addirittura quella dello spostamento del commissario delle bonifiche dal sito dell'Arma dei Carabinieri al Ministero dell'Ambiente. Questo lo facciamo con decreto. Questo servirà ad abbassare di almeno 2 gradi la temperatura, riscaldamento globale, veramente. Cioè, ci sono delle cose pazzesche, stanno passando dei decreti completamente vuoti, qua si vede tutta l'incapacità di questo governo di andare verso una sensibilizzazione e una cultura ambientale che abbiamo inserito anche con la senatrice Gallone nell'educazione civica dei giovani, abbiamo inserito anche l'educazione ambientale. Allora, cominciamo a parlare di sensibilizzazione, cominciamo a parlare di civilizzare, di parlare con le persone. E qua io vorrei anche chiedere un contributo alle imprese produttrici proprio della plastica e degli imballaggi in plastica, perché purtroppo, vedete, io vivo anche tanto nel territorio e sento in giro quando le persone parlano. Sicuramente questo andrà a colpire i lavoratori, andrà a colpire l'economia, la gente l'ha capito, però sulla plastica secondo me dovreste fare comunicazione anche nei prodotti di plastica, dicendo ma veramente con una comunicazione, come posso dire, che arrivi un messaggio, che arrivi diretto al consumatore, che questo prodotto viene completamente riciclato e riutilizzato. Perché io credo che la gente, tante cose, chiaramente la gente apre il rubinetto dell'acqua e non si chiede neanche da dove arriva l'acqua. Allora, quando io dico di fare sensibilizzazione e comunicazione all'utente finale, al cittadino, io intendo anche questo, è un appello che faccio, è un appello perché è giusto che la gente sappia anche che noi siamo comunque, come dicevo prima, uno degli stati che ricicla e riutilizza di più materiali. E un'altra cosa che manca in questo paese, e dove io mi sono battuta, guardate, fino allo sfinimento con il ministro Costa e con i 5 Stelle, a questo paese mancano gli impianti. C'è un'Italia a due velocità dove in una parte funziona benissimo il riciclo, il riuso e tutto viene chiuso anche in quegli impianti che sono demonizzati da una parte politica, che si chiamano termovalorizzatori e che, pensate che schifo che fanno, che producono anche energia elettrica e riscaldamento con i rifiuti, come lo fanno tutti i paesi europei ovviamente. Il rifiuto diventa una risorsa e non è un problema. Da noi è un problema il rifiuto, ma è un problema perché non abbiamo gli impianti e non si vogliono fare gli impianti. Gli impianti servono, vanno fatti, il materiale va riutilizzato e soprattutto, per chiudere quella che si chiama l'economia circolare, vanno fatti i termovalorizzatori. Abbiamo un problema non solo su Roma, abbiamo un problema in Sicilia perché sta scoppiando anche lì un problema rifiuti. D'altronde, se mi parli che in una regione come la Sicilia la differenziata è del 20%, non è differenziata il 20%. Allora io voglio dire, ci sono delle regioni che hanno il 75% e l'80% di differenziata, continuano a differenziare bene, eppure quella parte di rifiuto finisce in un impianto che, come dicevo prima, può dare energia elettrica e calore. Quindi ecco, queste sono le visioni, che sono delle visioni completamente diverse per quanto riguarda
la nostra visione appunto sul creare economia, che non è una visione che deve essere repressiva, ma deve essere costruttiva insieme costruttiva insieme alle imprese e ai cittadini. Vanno fatti anche i tavoli di lavoro con le imprese, ma non vanno fatti quando c'è una crisi. Adesso, se vogliono continuare, noi ci opporremo, perché ci siamo già opposti con degli emendamenti al Senato su questa plastic tax. È chiaro che le aziende vanno in sofferenza tra 6 mesi o tra 1 anno. Poi inutile che dica il governo faremo il tavolo di crisi. Il tavolo di crisi lo devi prevedere quando c'è il grido di allarme delle imprese, delle associazioni di categoria. Ti devi fermare, ti devi chiedere il perché, e quei fondi, se ne hai bisogno, li vai a reperire da qualche altra parte, ma non puoi bloccare l'economia di un paese, delle imprese, delle famiglie, perché la plastic tax va a toccare anche l'economia e il bilancio familiare, visto che in tutte le audizioni che abbiamo fatto in commissione bilancio, tutti gli auditi hanno detto che creerà un sborso da parte delle famiglie almeno del 10% in più, per non parlare di alcuni prodotti che vengono aumentati del 50% e 60%, prodotti di alto consumo. E quindi noi con questo non andiamo ad aiutare l'economia del paese, ma andiamo a distruggere l'economia del paese. Andiamo a distruggere quel paese che ci rende orgogliosi con i suoi imprenditori che, se siamo il secondo paese manufatturiero, non è per merito degli stati o dei governi che si sono succeduti, ma per l'intraprendenza, la fantasia e soprattutto il grande lavoro dei nostri imprenditori, che non dormono di notte per trovare delle soluzioni il giorno dopo. E noi dobbiamo essere grati a loro, dobbiamo ascoltarli e dobbiamo parlare con forza, e soprattutto difendere con forza e fare quelle misure che li mettano invece in competizione con gli altri paesi europei, per fare rimanere qui le nostre imprese, per creare lavoro qui, ma soprattutto per dare quella sicurezza che attualmente non stiamo dando né ai nostri investitori né soprattutto agli investitori stranieri che vogliono venire in questo paese ad investire. Grazie a voi. Grazie molto. Quindi grazie, tornano come ci è stato detto al lavoro della commissione. Grazie quindi a entrambi i parlamentari che abbiamo ascoltato. Donatella Pramporini, vicepresidente di Confcommercio, quindi vediamo cosa possiamo raccogliere anche da questi appelli pro business che sono stati fatti da parte politica. Ma il tema è caldo e non so come mai capitino sempre sulla mia scrivania tutti i temi caldi, non so, avrò una vocazione alle sfide impossibili, però insomma ci proviamo. Io sono 15 anni più o meno che bazzico qua da Piazza Belli e devo dire che in questi 15 anni ne ho viste un po' di tutti i colori. Ne ho viste di tutti i colori, ma le cose peggiori le ho viste quando si sono cavalcati i mal di pancia della gente. E vi faccio alcuni esempi che c'entrano con alcune cose che vi toccano da imprenditori, ma che non sono soltanto legati al discorso della sostenibilità ambientale. Circa 10 anni fa, vi ricorderete che prima del DL81, che tutti voi applicherete in azienda, c'era la 626. Successe il rogo della ThyssenKrupp. Disgrazia tremenda, una tragedia, ci furono dei morti. Erano 20 anni che si cercava di lavorare a un testo unico sulla sicurezza, in 2 mesi fecero il DL81. Dopo 10 anni ancora stiamo tribolando perché fu un pasticcio. Misero assieme tante normative, non differenziando le tipologie di imprese. Vi faccio un esempio: un negozio di abbigliamento con 10 addetti è sottoposto alle stesse regole sulla sicurezza del lavoro di un'impresa che usa dei torni o che lavora con delle macchine utensili. Abbiamo le stesse normative, quindi quello fu un esempio eclatante di cosa non fare quando si lavora sulla pancia della gente, quando si lavora e si legifera sentendo i sentimenti della gente e basta. Bisogna farlo con la testa, bisogna farlo ragionando, bisogna farlo andando a verificare quello che succede nelle imprese. Secondo caso, molto diverso, è successo in Francia, quindi non capita soltanto in Italia.
Vi ricorderete un paio d'anni fa lo scandalo degli sprechi alimentari, dove in Francia si accorsero che catene di supermercati con la merce che rimaneva alla sera buttavano la candeggina nei cassonetti. Anche in questo caso, mal di pancia, la gente cominciò a gridare allo scandalo, si inventarono una proposta di legge che poi non passò in Francia per mettere in carcere i commercianti che alla sera buttavano gli sprechi delle lavorazioni. Visto che in Francia non era passata, giustamente qualcuno in Italia disse: ma facciamolo anche in Italia. Un anno di lotta, di battaglia serratissima al ministero, alla fine riuscimmo a far capire che se un povero commerciante come me programma che magari si venda tanta carne per il Ferragosto e poi viene a piovere e nessuno fa la grigliata, mettermi anche in galera forse era un pochino eccessivo, quindi magari si potevano trovare delle formule che incentivassero le buone prassi e che non punissero chi purtroppo non era riuscito a fare una programmazione delle proprie vendite. Lavorammo e riuscimmo in qualche modo a far uscire la legge Gadda in maniera un pochino diciamo così migliorata. Sulla plastica, ora noi ci ricordiamo solo adesso della plastic tax, ma guardate che sulla plastica sono 5-6 anni che subiamo. E subiamo la voglia dei nostri legislatori di essere i primi della classe, o meglio i primi in Europa, a fare cose che l'Europa non ci chiede. E abbiamo cominciato con le borsine che andavate ad utilizzare nei supermercati. Vedo qua delle signore che mi fanno sì, perché voi sapete che cosa vuol dire andare a comprare la spesa non più con le borse che c'erano prima, ma con quelle che ci sono adesso, che sono quelle biocompostabili, dove se ci metti appena un peso leggermente superiore ai 20 grammi ti si rompe la roba e non riesce ad arrivare alla tua macchina. Però anche lì non ce lo chiese l'Europa, ma noi decidemmo un agosto di essere i primi della classe, quindi di obbligare l'Italia rispetto agli altri paesi europei ad essere la prima ad abolire le borsine. L'anno scorso vi ricordate il trip di Natale, quando c'era l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare i sacchetti ultraleggeri biocompostabili e di farli pagare al consumatore? No, perché facciamo presto a dimenticarci le cose, ma siccome io ero sui punti vendita, perché faccio il vicepresidente di Confcommercio, ma prima di tutto faccio l'imprenditore, io me li ricordo i consumatori che venivano a gridare ai nostri cassieri perché si trovavano un centesimo da pagare per ogni borsina di plastica. Anche questo non ce l'ha chiesto l'Europa, Ce lo siamo inventati noi, perché abbiamo una capacità incredibile di complicarci la vita. E adesso arriviamo alla plastics tax. Anche questa è una bella fantasia. Ma prima di questo vi ricorderei che qualcuno aveva anche pensato di reintrodurre all'interno dei punti vendita i corner con la vendita sfusa degli alimenti. Anche qua siamo alla follia assoluta. Perché se dagli anni 60 in poi si è lavorato alacremente per togliere i corner della vendita sfusa, un motivo ci sarà stato. Non è che i nostri predecessori si sono bevuti il cervello e avevano la soluzione e si sono voluti complicare la vita. Io vi garantisco che comprare la farina sfusa e comprare la pasta sfusa e lo zucchero sfuso non è che dal punto di vista igienico-sanitario sia il massimo della vita, Non è che ti dia la possibilità di scegliere tra tutto l'assortimento che oggi il consumatore moderno vuole. Non è che ti metta al riparo da qualsiasi tipo di incidente dal punto di vista della contaminazione. Se si è smesso di vendere la roba sfusa, un motivo c'era, un motivo di tracciabilità, un motivo di salubrità, un motivo di volontà di avere molto più assortimento, perché è ovvio che se tu vendi la roba sfusa, un prodotto hai, due forse, tre, ma non avrai certamente 40 tipi di pasta, ok? Quindi qualcuno si era inventato quello, e adesso però, siccome gli abbiamo detto, guardate che forse andare ad incentivare questa roba qua non è il massimo della vita, allora si è tornato con la plastic tax. E anche in questo caso denota una totale non conoscenza delle dinamiche.
Perché quando parliamo di alimenti, e siccome voi siete tutti imprenditori che alla fine, anche se nella macchinetta, io lo vendo al banco assistito, voi lo vendete nella macchinetta, ma vendete cose che si mangiano fondamentalmente, anche altro, anche non food, ma diciamo che il massimo è sicuramente roba che si mangia e che si beve, voi sapete perfettamente che i materiali attuali alternativi alla plastica non sono materiali idonei al contatto con gli alimenti e quindi già qua c'è un problema, perché questo significa che come minimo devo raddoppiare i miei costi nel materiale di consumo e o vado a ridurre ancora i miei margini operativi e chiudo, oppure li faccio pagare al consumatore, perché non ci sono altre alternative. Altro tema, sempre perché si lavora sul mal di pancia e non si lavora con la testa, dobbiamo andare a spiegare a quelli che vogliono che noi sostituiamo la plastica con la plastica compostabile, che se la plastica biocompostabile non è trattata e quindi non è messa nei contenitori a parte, non è messa nei termovalorizzatori, eccetera, eccetera, inquina tanto come l'altra, Perché se io butto un sacchettino della plastica, quelli che adesso facciamo pagare un centesimo ai consumatori, nel fiume o nel mare, non è che miracolosamente alla sera si è asciugato ed è sparito e non ha inquinato. Ha esattamente lo stesso effetto della plastica, con l'unica differenza che costa molto di più.